prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova. Ho fame. Oh, panico, panico, panico. Ma hai detto buongiorno? Mi gira il ripasso. Sì, ma non l'ho sentito. Giovanna, muore. Oh, oh, panico, panico, panico. Quando riparti. E non so cosa fare se non ci sei. Non so cosa fare se non ci sei. No, mamma. Oh, magnifico di fatto. Ma cosa è quello che non cercavo di nuovo adesso? Buongiorno! Buongiorno! Alexa, stop! Alexa! Stop! Questa mano continua a vedersi. Sembro un dinosauro che ti sta tenendo il telefono. Ragazzi, questo cambio dell'ora ci uccide. Meno male che, tra virgolette, dico meno male che siamo in quarantena. Ok ragazzi, adesso tocca alzarci con questa faccia, per forza. Stavo anche pensando che bisognerà togliere il pelusciotto prima o poi, siamo quasi ad aprire. Topolo, forza! Topolo, fame! Topolo! Topolo, dai che ci... Amo! Forza e coraggio, che la vita è di passaggio. Siamo alla mia faccia, ragazzi, però... Ma io sembro, cioè, tutte le morning routine che vedo non hanno sta faccia. Sonno. Ma che sonno. Mamma mia, che sonno. No, la bandiera è incastrata. Buongiorno mondo. Cosa stai facendo? Che sembri scemo? Sono che giri di cammini, sono scolari. No, lasciali lì. No, non facciamo lasciare la scuola. Amore, sei ormai nato. No, non è già nato. Amore, non si scolano. Vai, ormai stanno covando. No. Amore, adesso non c'è la fila l'acqua. Ma che cuccia! Si chiama Nido! Lasciali stare! È la natura! No, va dall'altra parte! No, amore, non va dall'altra parte! Vieni! Ma
ma c'è un pastore qua. No, amore, per favore, amore. La bandiera, amore, non per. Amore, ho fame. Non volava la bandiera. Amore, dove ce l'ho il bastone? Non so qualcosa. Il bastone per la bandiera. Ma tutti fanno questi risvegli? Io non ho capito. Il bastone per la bandiera. La messa attaccata male. Oh, due. Lasciali stare. Mo! Poi il coglione subito, eh. Poi adesso, No, lì non va bene a fare il nido, Poi. Marco, dai. Fanno il nido dove vogliono. Oh! No. Marco, ho fame. Dottore della bandiera, dove sei? Sono qua, Marco. Ho fame. Ma chi se ne frega? L'hai rotta? No, sì. L'hai rotta? No, si è già pensato un po'. Cosa sai? Ha fatto un buco lì. Ma l'hai rotta quindi? No, io non ho rotto niente, amore. L'hai già rotta. Non è normale, mio marito. Oh, ecco, guarda. Fammi vedere. Ma tu che fa? Eccolo. Ma ciao, buongiorno! Buongiorno, sì. Buongiorno amore, no, buongiorno! Sono a fare guarda, ti vedo. Buongiorno! Ti vedo, togliti di lì. Buongiorno! Adesso ti tiro la bandiera. Buongiorno! Buongiorno cosa? Quello del toro di lì, dottore. Buongiorno! Ma lasciali stare! Marco, cosa stai facendo? Marco, no, mi incazzo. Marco, con te. Oh, sì. Ti Marco. Vuoi togliere di lì? Marco. Marco, mando il video a WWF, andiamo. Ti sfrigo a te. Marco, andiamo. Togliti di lì. Marco. Togliti di lì. Marco, andiamo, per favore. Ma mi stai riprendendo? Certo, me lo mando a WWF. Ho fame. Mo, sai che ora è? Le 10:23. Ti muovi? Scava, bisciava, come faccio? Ma il bastone, credo. No, ma che te lo do a te in testa il bastone. Guarda cosa hai fatto. Fila, Marco, fila, Fila! Cosa stai facendo? Comportati bene, Marco. Guardami, chiedi scusa. Faccio fuori tutti io. Che risvegli. Perché i miei risvegli sono così? E quelli degli altri invece sono tutti diversi. Oh, perché ho cazzuccata! Che zuccata! Ma manco i denti con me si è lavato quello stamattina. Cioè che l'ha lavati da solo. Ce l'aveva con i gobbini che covano. Sembra normale. Prendersela con due uccellini bellissimi che fanno dei pulcini stupendi con tante piumette. Cioè, e non stare con me. Thank you.
sul letto, vai. No. Perdersi a volte è un ottimo modo per scoprire nuove vie. Oh, c'è un bel sole, quindi colazione in terrazza. Spero non ci sia vento. Vai a mangiare, batuffolo. Pipì. Uno fame. Quante papere belle. Tengono compagnia durante la pipì. Buongiorno paperotte. I nuovi positivi 3.815, quasi 74.000 all'inizio pandemia. Crescono i guariti, oltre 13.000. In Lombardia potremmo avere passato il picco, osserva l'assessore. La serata anticontagio sarà prolungata forse sino al 18 aprile. No, 18 aprile. Non sarà brevissimo. Vado ad apparecchiare. Oggi premia con terrazza. Un po' d'acqua, un goccino. Prima della colazione. Ora andiamo a apparecchiare in terrazza perché è una bella giornata. E tu cosa mangi, amore? Buongiorno mondo. Andiamo patato? La prende la Nutella? Ti prendo la Rossana, amore? Grazie, amore. Hai già preso coltelli? Sì, no, coltello no, ho preso cucchiaino. Ormai è finita.
Dobbiamo ancora senza tenda. Come vuoi, se vuoi bloccare lì? Amore? Come vuoi te? Tenda, amore? Come vuoi te? Dobbiamo vedere se ci stiamo bene senza tenda. Dura te quella. No, perché non mangio alla carlona? Cos'è la carlona? Alla cazzo. Ma lo fai l'imbamono? No, a cavolo. Carlone. Mica quelli con cioccolato. Dal 18 aprile vuol dire Pasqua. Pasqua non vuoi non fare. Ho capito anch'io. Giordano, ho fatto vini, solo 10 vini se parte. Prendiamolo un po' amore, perché è niente. Se parte e se sudi. Prendiamolo. Non piace? La cacca amore. La cacca. Fidati della mamma. Vuoi che ti racconti le bugie con la mamma? Ti dice che cacca è cacca.
trovato tutto a Nutella. Non si può mangiare la maniera lì. È finita! È finita. Ma scusa, non la colpa per lasciarla lì? Per dividere. Quanto l'ho mangiato di Nutella io? Niente, ho mangiato da io. Appunto lui è la rossana. Capito. È lunedì, tum 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 tum, è lunedì, tum tum tum, è lunedì, è lunedì, un nuovo dì, prendiamolo con un sì, forza, coraggio, andiamo all'arrembaggio, è lunedì, un nuovo dì. Il sole brilla nel cielo. E noi tutti caliamo un velo. Caliamo un velo sulla giornata che è appena andata e speriamo. Che sia finita. No, speriamo in quella che è appena iniziata. Cioè le mie poesie e quelle di Zecchila sono due. Alto livello. Alto livello. Certo. Che pensi che Ungaretti ha iniziato? No, cioè si inizia da queste cose qua, eh. Che è Ungaretti? Ungaretti. Amore, non si lascia il cibo lì. No, non mi fa. Cosa stai facendo? Da via, basta che riesco, guarda male. Ma io l'ho finita, ho finito anche il pan, la nuda della pan di stelle. E ora mi rimane solo il gusto di Lecce. Ok. Adesso, dopo la colazione, ovviamente in questo periodo di casa, ce ne stiamo dopo la colazione qui sul terrazzo tutti quanti. Lui si prenderà l'iPad, almeno se normalmente fa così, si prenderà l'iPad e leggerà le notizie. Io invece prenderò il telefono, quindi che ho in mano adesso, me ne sto un po' qui a questo sole tiepido e guarderò un po' Instagram, mail, cose del genere. Paparanzata qui. Eccolo che arriva con l'iPad.
prevedere cose felici, immagino. Amore, lo sai che le notizie negative fanno male alla salute? Amore, della mente? A qualcuno sì. Io le leggo in maniera positiva. Va bene, amore mio. Stiamocene un po' qua spaparanzati. Non la tira ancora giù la tenda, no? È tiepido il sole? Tiepido. Un po' nuvolotto? Sì. Beh, ora relax. Si muore dal caldo. Serve la tenda. Un po' nuvolino, ma c'è un caldo afoso. Tutti tu, amore, sei venuto dentro, sei amore? Dai, su, fai papà dolce, amore, che poi quando ti arriverà il Macao... Non ci pensare neanche. Certo. Buongiorno, figlia, muoversi. Ma piano, buongiorno, amore. Stiamo andando a dormire qua. Buongiorno, cucciola, buon lunedì. Oh, papianacci, dove siete? Marco? Buongiorno, ti sto aspettando la patata. No, non è qualcosa. Buongiorno. Vuoi salire, vero? Papà, vieni. Tanto la mamma non te la vuole dare adesso. Aspetta 5 minuti arrivo. Date un filo un po' d'aria. Buongiorno. Come siete? Amore, dai, lei ci rimane male che dici di tutti i gabbiani. Buongiorno. Buongiorno! Ah, Marco, hai preso una zuccata! Sali, Leo, dai, ecco, preso la zuccata! Come fai a salire, Leo? Vieni qua! Amore, sei appena svegliata, non sforzarla! Ho preso la zuccata, Leo, io! Andiamo a mangiare, Leo? Pappa? Andiamo? Dai! Ma che brava! Aspetta un attimo! Ma sei brava! Dai! Ma sei brava! Salve! Bravissima! Oh, buongiorno Bernardo! Gliel'hai detto, Leo? Buongiorno Bernardo! Buongiorno Rocco, Rocco di buongiorno alla Leo.
ha dato le ciabatte al contrario. Vieni amore. Buongiorno, ciao cucciola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a me, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao capo. Buongiorno a me, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che sia un giorno colorato, è proprio il nostro desiderio incorporato. Che sia un lunedì migliore. È proprio un nostro desiderio interiore. La 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 la. Amore, è Rocco che ti stanno usando la coda, non sono io. Te lo so che tutto quello che ti capita intorno te la prendi con la mamma. Però la mamma la vedi che qui è Rocco che ha sotto la tua coda? Quindi prenditela col nano bianco. Non con me. Vabbè, non prendetela neanche col nano bianco. Però io non sono un parafulmini. Un scarica scosse. Come si può dire, hai capito? Che sia un lunedì colorato. È il nostro desiderio. Che fortuna, eh? Noi siamo tutti felici. Noi siamo tutti amici. Noi siamo tutti speranzosi. Noi siamo proprio ambiziosi. Noi siamo in primavera. Quando posso finire a lavorare? Quando posso? Eh? Mi stai disturbando? Noi siamo in primavera e tutto qui è una bellissima atmosfera. Noi... Leo, capisci? Partecipi? Non mi sembra sta partecipando. Noi ci amiamo, noi ci coccoliamo, noi ci abbracciamo e noi capito, Leo, cioè, hai capito la partecipazione mia di questo noi? Va bene, Leo. Tu adesso devi dire alla tua mamma, Rocco, cane bianco, tu devi dire alla tua mamma, vuoi andare nel terrazzo? È un po' nuvoletta la situazione, però è abbastanza caldo. Mamma ci ha fatto colazione e c'era molto caldo. Ora, dimmi tu vuoi andare nel terrazzo grande? Allora, oggi non è weekend, quindi papà poi se ne andrà. Però ci possiamo rimanere io e te nel terrazzo grande, tanto poi laviamo il tappeto perché lo mettiamo via. Perché oggi togliamo puzzoni. Sì. Tu, Rocco, Leo, vuoi andare fuori? Io direi di sì, amore, no? Poi si è messo brutto tempo, è vero, amore? Ci godiamo questa giornatina fuori? Io direi di sì, patata. Io direi di sì, patata. Amore, vai a preparare il trasportino? Brava! Bravissima!
te l'hai sistemata? Allora, io ti prendo le cornie e tu mettila dentro. Oh! Guarda che non ti voglio, amore, mettila un po' al sole, eh! Amore, ma non l'hai messa al sole? Amore, adesso il sole si è un po' là. Amore, mi apri? È già aperto. Ah, tieni, amore! C'hai freddo, patata? Magari mettila un po' più riparata. C'hai freddo, patata mia? No! Andiamo verso le ore più centrali, amore. Ora le giornate sono lunghe. Ok, ora preparo un video da pubblicare. Allora, ho finito il video e lui me lo sta mandando, me lo sta esportando e, cerchiamo di farlo andare in pubblicazione per oggi pomeriggio. Quindi Rocco è qui che sta aspettando la pappa, è vero amore mio? Io ho messo a posto l'asciugatrice e nel frattempo sto lavando tutti i puzzoni perché questa settimana farò i lavori un po' più, diciamo, quelli mensili, un po' più, diciamo, profondi, come posso dire, nel senso che solitamente in questo periodo io aspettavo ancora un po' per togliere, diciamo, quegli affari lì pelusciosi, eccetera, però siccome appunto approfitto di questa forzatura, diciamo, di quarantena per farli prima, li anticipo, quindi li ho lavati tutti e li faccio asciugare, li metto, l'ho già stesi, li faccio asciugare là e li metto via, e toglierò anche il tappeto, cioè nel senso tolgo tutte quelle cose, tipo anche l'orso bianco sta lavando, in lavatrice si sta lavando, le cose un po' più invernali, diciamo, le tolgo. Tipo di puzzone tengo solo quella del cane lì nel divano, ma tutti gli altri, diciamo, che uso per decorazione nordica, tra virgolette, che piace a me, li tolgo e li metto via perché, cioè, in estate, voglio dire. Però solitamente, sono sincera, aspetto di solito almeno Pasqua, l'aspetto, nel senso aspetto un po' di più, tipo magari altri 20 giorni in genere, anche un mese in genere. Ci sta che vado più avanti, però quest'anno appunto faccio prima, tanto come anche ad esempio il terrazzo l'ho allestito prima, eccetera eccetera, quindi mi porto un po' avanti visto che comunque sono qua in casa, così almeno è un lavoro già fatto. E anche giovedì, quando cambierò il letto, ho pensato di levare il pelusciotto che usiamo noi come parte sotto, diciamo, del letto, e metterò i lenzuoli normali, insomma, però il piumone lo tengo ancora, sì, il piumone sempre fino all'ultimo, però mi porta avanti di togliere un po' di roba invernale. Tra l'altro, nella cameretta della Leo sono ancora in stand by e adesso voglio vedere finalmente due o tre bauli, li compro e li faccio arrivare, e così mi porto avanti su quelle cose lì. Nel senso che metto la roba nei bauli e via, andiamo avanti. Faccio, diciamo, un po' di cambio, diciamo, di stagione. Ormai le giornate sono lunghe, ormai la bella stagione, diciamo, che è alle porte, o ci siamo dentro, nel senso, anche se da poco, e quindi insomma andiamo avanti facendo un po' qualche lavoro per passare il tempo, uno, per alleggerire un po' la mente, due, e per comunque portiamoci avanti con delle cose che comunque, se campiamo, dobbiamo fare più avanti, quindi tanto vale che lo faccio. Adesso stendo il teddy che ho lavato e mangiamo, pranziamo in terrazza. Quindi la Leo è fuori, bravissima,
non si sente, è proprio Bala lì che gioca con i legnetti. Marco mangerà le uova delle cocodà belle fresche di ieri sera. Io non ho ancora pensato, perché ho mangiato tanto la colazione e ce l'ho qui, e il cane deve mangiare anche perché è 1:30, quindi andiamo a pensare al pranzo. Salame di cinghiale. No, salame normale. So. Ah sì? Ah, perché di cinghiale? Amore? Pensavo di fare cinghiale, poi ho detto meglio. Salame normale di suino? Sì. Ok, sì, salame di suino. Bene. Lo fai a tocchetti? Sì. Ma il cane gli hai dato a mangiare? No. Ah, gliene do io. Ma cosa c'è della pasta? No, gli do la le crocchette. Crocchette, c'è ancora la pasta se vuoi. Pensa per pagarlo. No, sì, gli diamo la, la pasta. Arrivo Rocco, eh. Lasciami un pezzettino, Rocco. Spesso neanche. E lardo. Lo metterò dentro, pezzetti. Fammi poi vedere com'è bello. Mamma mia, che bel lardo. Lo faccio pezzettini anche questo. Eh sì, fai tocchetti. Mio papà è capace a fare di tutto. Meno male. Certo. Però sei geloso? No, no. Sì, sei geloso di papà te. Sei geloso. Fai bene essere geloso, sai? Ma io lo do solo ringraziare, ci mancherebbe. Certo, gelosone. Ma non sono geloso. Sì, sei geloso di papà. Tutti sono gelosi di papà. Papà è però bravo Cristo e fa tante cose buone che mangio anch'io, quindi non sono geloso. Sei geloso? Vabbè, chiamalo come vuoi, io sono contento perché tanto lo mangio io e l'altro, poco te. Amore, ma abbiamo anche da fare le tigelle, ma non abbiamo la farina. Ma dove le hai messe le cocodà? Sono nel lavandino. Con le crumble egg. Ah, prima ci metto il lardo, ci faccio un brustolino un attimo e poi ci butto l'uovo dentro. Come vuoi, amore? Vieni, Rocchetto, che ti dà la pappa a te? Ho staccato. Pappa pronta! Io datteri e crocchini.
vento. Shh, Dario, so, ci senti? Shh, era lì nella terrazza da sola. Mi stava chiamando prima Rocco e mamma. Shh, non glielo diciamo che stiamo qua a mangiare nel terrazzo della cucina. Shh, Rocco, shh. Non sono quelli buoni, grossi, morbidi. Ce li facciamo andare bene. Io amo i gatti. Dove vai, Rocco? Siccome ho mangiato troppa Nutella stamattina, dateli ci stanno a pranzo. No, voglio mangiarmi i latte e poi magari uno yogurt a merenda. Perché poi se viene caldo questi. Poi io li amo i latte. Rabbia. Avete sentito? Hai che ride? Si diverte un mondo a stare da soli. Io ho un po' paura dei gabbiani. Cioè, se sono io in casa, controllo. Ho mangiato mezza confezione, manco. Meglio che mi fermo. Però un po' che il cane non prenda nocciole. Vuoi ancora dei crocchini, no? No. E ora mi mangio lo yogurt con i crocchini. Tu hai mangiato, amore? Hai mangiato bene? Ciao, lecca.
Bene. Lunedì ho voglia di dolcezza. Adesso, amore, metti un po' di detersivo lì, poi ti vado a dare la roba, vai. Adesso Marchetto mio va a lavorare. Vabbè, amore, tranquillo, ci vediamo stasera. Ce la farai a resistere senza di me. Se ti manco tanto, pensa alla favolette che ti racconto, vedrai che ti viene il sorriso. Me ne vuoi dare te? Mi farebbe tanto piacere. Tieni. La mamma me l'ha sempre imboccata la roba. Tu tieni, amore. Fammi anche il camion. Lo devo assaggiare? No. Fai anche il camion. Che camion? Arrivo un camion, un carico. Ma dove ti vieni, bocca a te? Chi è? Papà mia, guarda che sbriciola lì. Non posso parlare, non ce l'ha lì. Guarda piano. Aspetta, sbruciola. C'è un camion. Sbruciola. Che palle. C'è un camion carico di mascherine. Che cazzo dei quei tipi? No, rifammelo, non mi piace. Rifammelo. Arriva un camion carico di uova di Pasqua. Anche di Nutella e di gelato. Ah. Nutella. Non hai fatto niente però. È più brava la mia mamma. Vroom, vroom, vroom. Arriva un camion carico di... Di questo sono le cure prima che arriva di successo, un po'. Deve fare due tornanti, arriva giù. Sgocciola! Lo sgoccia. Un attimo, c'è la curva finale, a compito. Mangio da sola. Mi hai rotto le palle. La mia mamma è l'unica che fa queste cose buone. Però che cosa? Anche la mia mamma. Non me la vuol fare la mela grattugiata. Ha detto che si è rotta le palle. No, te lo fa volentieri, ma adesso no. Ti ha perso la grattugia. Volontariamente. E poi era una bugia che ci aveva raccontato che l'aveva persa. E in un attimo di verità e sincerità mi ha detto che sa benissimo dov'è. E che mi ha detto che l'ha persa e non sa dov'è. Per non farmi la mela grattugiata. Proverò col camion, carico lì. Aspetta. Era bella tranquilla, Dio. Si prendeva il sole. Ora ti vado a dare la roba e ti saluteremo. Salutami l'ufficio, digli a Michela, saluta. Però è arrivato un qualcosa, un po' di troppo stio. Saluta. Digli a Michela, ti saluta ufficetto. Rocco, lo so, ma papà deve andare a lavorare, amore. Su, noi ci andiamo nel terrazzo con la Leo. Digli, ti aspettiamo stasera, papà. Diglielo, amore. Ti aspettiamo stasera, papà.
Amore, stai attento, eh. Vero che non ti infetti? No, cosa che devo aspettare? Mettiti la mascherina, lavati tante volte le mani, vuoi anche i guanti? No. Dove vai? Shh, che ti sente la Leo. Rocco, dai, torna stasera, papà. Ciao. Rocco, vieni? Andiamo? Rocco, vieni in casa. Vuoi i guanti? No. Stai attento. Ciao. Rocco, vieni, andiamo fuori. Vieni. Dai. Ma te non sei normale. Ti sei fatto male. Vieni, Rocco, vieni. Rocco, hai preso una strambata a te. Vieni, andiamo, guarda. Vieni. Dai, Rocco. Ciao, patata. Lo vuoi il mandarancio? Il mandarancio. Ora io mi prendo un po' di sole. Comunque sono qua un po' a prendere il sole. Rocco invece è andato sul divano. Rocco è andato sul divano e la Leo lì brava che gioca con i legnetti e si è mangiato il mandarancio. Continui a mangiare il mandarancio, amore? Ma che buona merenda! Ma che buona merenda che fai! Ma che buona merenda che fai! Che brava che sei! Siamo ancora un po' qua. Rocco è sul divano. Aveva l'ombra, si è stato un po' lì a giocare con la palla, poi è scappato. Stavi chiacchierando, brutta gallinaccia. Possibile che arrivo io, zittisci? Ti zittisci? Sai cosa sei te? Ridi, riditela. Però, vai fuori. Su, vai fuori che adesso il sole è meno caldo. Guarda che pungono. Posso lasciarvi qui da soli che io vado a pulire la gabbia della Leo? Su? In cameretta? Posso lasciarvi qui da soli? Rocco, non ti avvicinare. Non ti avvicinare alla gabbia. Rocco, cosa ti ho detto? Non vuole. Mi bruci le piante.
Piscione. Piscione. Amore, non mi fido perché ti cava gli occhi la Leo. Vieni in casa, amore, mentre io vado su al piano di sopra, Rocco? Poi la veniamo a prendere dopo, la Leo? Rocco, non mi fido perché tu da vicini ti cava gli occhi. Vieni? No, amore, sei brava. Però Rocco lo devo portare dentro. Vieni, Rocco. Eh sì. Non mi fido di voi due. E cosa fa? Lui niente, cosa fai tu? Cosa fai tu a Rocco? Cosa fa papà? No, papà non ha fatto niente, amore, in questo momento. Cosa fai tu a Rocco? Cosa gli fai a Rocco? Ridi, ridi, ridi tu. Meno male che se ne va dentro da solo. Aspetta, mio amore, che arrivo. Tata, guardami un attimo. Vado su a lavarti la gabbietta sua, e chiudo la finestra in camera mia. Aspetti qui. Patata? Ma aspetti qui? Fai la brava? Brava! Fai la brava, vero? Stai lì, eh? Allora, chiudiamo le finestre perché sono le 5:29. C'è ancora un bel sole, però meglio chiudere. Guardavo Marco che mi ha mandato un messaggio adesso, vedi? Bacio. Ok, ricambiato. Ok, adesso pulisco la gabbia della Leo. Ora un po' di Grande Fratello, sono le 5:37 e quindi sto aspettando che sia l'orario giusto per togliere la Leo dal terrazzo, che ora è bella la brava che canta e se la ride, quindi io mi godo un po' di Grande Fratello. Ok, ho portato la Leo in casa perché sono le 6:23. È vero, patata? Quindi ora di andare a fare la nanna, così la mamma va a lavare il terrazzo. Andiamo? Brava, andiamo a fare la nanna. Perché la mamma deve lavare il terrazzo. Tu sei stata tutto il giorno fuori. Hai cantato, hai ballato, hai fatto merenda, hai parlato con i gabbiani. Adesso nanna. Oh, nanna. Bravissima, là. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. Oh.
Buonanotte, patata! Buonanotte! Ho tolto il tappeto da lì sotto. Ora vado a lavare il terrazzo, Rocco, e lavare il tappeto. Tu mi aspetti qui? Vieni che poi ti viene a prendere papà per andare a fare il girettino. Siamo qui, aspettiamo papà che venga a prendere il Rocchetto per andare a fare la cacca, è vero? E ti fa fare una bella passeggiata, almeno una verso sera te la fa fare, che ti fa bene. Mio cucciolotto. Sono le 7:15, sono le 7:15 e c'è ancora un sole bello, 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 una bellissima giornata oggi. C'è ancora un sole bello alto, è vero? Però papà adesso torna a casa un po' prima la sera, visto appunto questa situazione esterna, tanto è tutto bloccato, anche il lavoro eccetera, quindi lui lavora ancora a porte chiuse, però si porta avanti i lavori, ma ovviamente non ha giro di persone eccetera, perché lavora a porte chiuse, è tutto bloccato, e quindi solo via telefono eccetera, via mail, quindi si porta avanti i lavori al computer, allora nel senso finisce un po' prima e viene a prendere Rocchetto a fare una bella passeggiata. In più va anche nell'orto dalle galline e dai cagnolini che abbiamo nell'orto, perché comunque preferiamo che il papà stia a casa. E quindi niente, è vero? Che finisce un po' prima e ti viene a prendere il papà? Amore, ancora qualche giorno ti metto la felpina perché è ancora un po' freschina la sera, va bene?
ci dobbiamo attemperare piano piano, cucciolotto? Poi quando arrivi ti laviamo bene le zampine, la boccuccia, e ci facciamo tante coccole ancora. È vero, patata? Questi minuti qua, prima che lo viene a prendere per la passeggiata, ce li prendiamo io e lui di totale proprio coccole tra di noi, perché non ce l'ha Leo, nel senso l'ho messa già a nanna, è su in cameretta, quindi io sono libera di coccolarmelo tutto e lui si sente più rilassato, anche più libero, senza avere paura dell'alena guato. È vero, patato? È vero. Guarda che buffo che sei. Guarda che buffo quando ti prendi le coccole che sei. Coccolone. Buffo. Prepariamo i sacchettini per la pupù. Ti mettiamo la felpina? Allora, vedi, questa qua ho preso, che è quella più leggera, patato. Però la sera, amore, c'è ancora un po' freschino, perché magari fate il giri all'ombra, no? Che non siete al sole. Tu adesso eri abituato a stare lì sul divano al caldo, in terrazza, al sole diretto. Hai capito, patato? Quindi prepariamoci, che così papà non ti deve aspettare, anche perché dovete andare a salutare la mamma e il papà, Lo sai che vai dalla mamma e il papà? Che così ti danno un po' di aperitivo? Vai dalla mamma e il papà, me li saluti tanto, me li abbracci, E dici, mamma, papà, la vostra bimba vi vede presto, Che anche te, se non li vedi, non so chi è più coso, se te o me, quando non li vedi, vero amore? Vedi amore, questa è di cotoncino, è leggera, però almeno ti copre un po' le spallucce e il pancino, no? Vieni qua, vieni che adesso ti prepariamo per papà che arriva. A posto, forza. Ciao papà! Ciao! Tutto bene nell'orto? Io lo vedo solo. Vabbè, portali a papà. Allora, porta giù l'indifferenziata, ce ne dovremmo avere un'altra, giù o no? Speriamo. Vabbè, guarda quello che c'è, portala giù anche la mamma l'indifferenziata. Questa è la verità. Non so. Riprenderò il controllo. Va bene, amore, stai attento dove le carocco, dove non incontrate nessuno. Vai dalla mamma, gli porti giù l'indifferenziata e ti dovrebbe dare un pacchetto di fave che facciamo stasera. Quindi, nel senso, guarda te, solo quelle prendi, capito, mo? Che c'è? Fave? Sì. Prendi solo quelle, amore, non né borse, né borsette, né niente. Se c'è qualcosa di buono, lo prendo. No, amore, solo le fave. Fave solo, sì. E se vuoi prendere il pane per il pastore, lo prendi domani? Ci vediamo dopo, Rocco, stai attento. Ora mi faccio la doccia. Quindi, doccetta time, ci vediamo dopo. Nel frattempo Ambrogio mi pulisce per terra. Fai un buon lavoro, Ambrogio, mi raccomando, non saltare nessuna mattonella. Tramonto.
sono asciugata un pochettino i capelli, ho acceso il deumidificatore con l'olio essenziale alla lavanda, questo qui, e quindi è stata molto rilassante la situazione. Ora mi vado a vestire. Sì. Ambrogio sta ancora andando. Ciao! Ciao cucciolo, l'hai fatta la cacca? Eh? Siete stati attenti? L'ha fatta, era bella, quante volte l'ha fatta? Non te, non mi interessi il cane. Ciao Patuffolo, quanto ti sono mancata. Dai, doccetta, svelti, in braccio, forza, a lavarsi bene il musetto, le zampette, lavarsi bene musetto, zampette, tutto, hai capito Patuffolo? Forza! La bravissimo il mio Patuffolo. Ma te la doccia poi chiami? No, volete fargliela te. Lavaggio delle mani bene con la mucchina. Bene. Disinfetti troppo. Bene. I due batteri non vuole tenerli. Bene, fino ai gomiti. Polsi, bene. Sfrega. E ora vai a sfregare anche bene Rocchetto. Amore mio, ora viene papà a lavarti, eh? Sì, amore, viene papà a lavarti. Lava bene la musetta e le zampette. Ci vediamo dopo, eh? Patuffolo! Ciao! Ciao! Sei bello lavato, culetto! Amore, sei bagnato! Salta su che c'è Ambrogio ancora che pulisce. Bravo, Tato! Bravo, amore, mettiti lì che t'asciughi. Aspettiamo papà che si fa la doccia. Amore? Bravo, lavati, asciugati bene le zampette. Te la lasciate troppo umide, papà? Bravo. Buon appetito, Rocchetto. Buon appetito, amore. Sono buone le crocchette? Sono buone le crocchette? Sono buone le crocchette? La mamma ti sta rompendo le palle? Eh? Va bene, mangia. Buon appetito. Ok, Marchetto ha finito la doccia, adesso facciamo la cena, prepariamo la cena. Allora, userò sempre il mio frullatore e la mamma gentilmente mi ha dato le fave congelate. Quindi adesso le vado un pochettino a sciacquare e le infilo nel bicchierone. Sono belle congelate ancora, le ho solo sciacquate sotto l'acqua per togliere il ghiaccio in eccesso. Adesso ci andiamo a mettere un po' di acqua calda che abbiamo scaldata al microonde e ci andiamo a mettere un po' di pecorino del mio papà e facciamo una vellutata di fave, poi scongeliamo un po' di pane e mangiamo così. Ok, adesso abbiamo fatto a tocchetti il pecorino e ce lo andiamo a mettere là. Adesso chiudiamo il tutto. E andiamo. Thank you.
bella calda. Vedete il fumo che esce? Non so se si vede il fumo che esce, comunque calda. E ho usato fave congelate. Guardate com'è vaporosa. L'unico fatto è che il cane ha paura. Ora olio crudo. E non resta che mangiarcelo. 5 secondi. Una figata pazzesca. Guardate com'è vaporosa. Mmm, profumo. 5 secondi e il piatto è fatto. Siamo nel pub a mangiare. Ma è gustosa? Sì, sì. O serve ancora del pecorino? Mm. Guarda un po' come soffice. Mo, mi è venuta una voglia di mettere questo con i gnocchi. In più con il pane della mia mamma. Deve essere una libidina. Avevo voglia di fave. Di solito in questa stagione ce l'abbiamo già noi. La vellutata di fave è la migliore per me. Insieme a quella di porro e patate. Stavo negando. Non c'è neanche la cipolla, però avrei aggiunto la cipolla. Non c'è. Bella calda, eh? Sai io quanto più lungo il procedimento avrei fatto? Ma è stato quello che ero in dubbio. Era bollente. Come le avessi fatte? Dovevo bollirle. Dovevo bollirle.
poi passarle. Grattare il pecorino. Dovevo vedere uno spicchio d'aglio, ovviamente. Ah, eh. Ma io pensavo alla cipolla, ho detto, ne ho. Amo. Mi sono dimenticata. Pensavo alla cipolla, l'aglio adesso. Me lo sono. Dimenticato. Sto cane ha paura. È già la seconda volta. Però così piange, non ha mai pianto. Io devo fare la frequenza molto bassa. Cosa vuol dire? Si fa una maglia da noi, lo senti molto forte. Quindi alte. Non lo sai da che pensa basta. Non è il fianco di noi. Piatto finito, Marchetto rallenta un po' di più. Troppo verde. Troppo verde. Piatto finito, pane finito e via. Ora caramelle gommose. Yummy! Ora grande fratello, divano, Teddy, copertina, vero amore? Sì. Rocchetto lì, Ruocolo, e chi è? Sono le 3:49. Siamo addormentati sul divano mentre guardavamo il Grande Fratello. Adesso ci laviamo i dentini e ci andiamo a nanna. C'è anche un vento maiale. Thank you.
Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Belli e brutti.